Amici, bentornati sul canale Nuovi Leggeri Elaborazioni Autosportive. Come al solito siamo qui in officina da noi. Oggi volevamo farvi vedere una chicca, perché non capitano francamente tutti i giorni questo genere di vetture. Questa è una 156, in versione Compact Wagon o Station Wagon, che dir si voglia. La particolarità di questa macchina è il tipo di motore, è il famoso 2005 V6 60 gradi, bellissimo da vedere con le sue parti cromate, con i sei cilindri con le sue parti cromate, e il famoso motore definito busso, in sostanza 192 cavalli, che è stato prodotto per alcuni anni, dal 79 al 2004. Quindi è un motore molto particolare. Diciamo che la gamma, diciamo, parliamo della 156, visto che abbiamo la 156, nasceva con varie motorizzazioni, il 1006, il 1008, il 2000, Twin Spark, e le due versioni, diciamo la versione top di gamma era appunto il 2005 V6, per poi arrivare alla versione GTA, che però ne sono state fatte pochissimi esemplari, e a memoria mia posso sbagliarmi, solo in versione berlina, non station wagon, però posso sbagliarmi di questo. Ritornando alla storia appunto di questo motore, il 2005 V6 è stato utilizzato in quegli anni su parecchie versioni Alfa Romeo, e contestualmente anche su alcune versioni Lancia, in particolare la Tema e la Lancia K, che uscivano con questo motore. E caso strano, io onestamente non me lo ricordavo, ma anche sulla Fiat Croma. Quindi nello stesso arco di tempo, visto che appunto Alfa Romeo era stata già pienamente assorbita dal gruppo Fiat, lo stesso motore ha equipaggiato in maniera indistinta i tre marchi Alfa, Lancia e Fiat. La storia di questo motore appunto ha avuto un'evoluzione, perché dal 2005 si è poi passati alla versione 3000, sempre V6, e in particolare questo tipo di motore, il 3000, bisogna ricordare appunto alcune macchine che ormai sono diventate storiche, cioè la 75 col 3000 V6, ambitissima dagli appassionati Alfa, ne abbiamo avute uno o due nel corso degli anni, è veramente molto, molto ambita, che aveva leggermente meno cavalli, perché rispetto a questa che ne ha 192, quella montata sulla 75 ne aveva 188. Successivamente, sempre come Alfa, era stata montata sull'SZ Sport Zagato, chi se lo ricorda, ne fate pochissime, macchina molto molto particolare. In questo caso la motorizzazione aveva raggiunto il suo apice, per cui era arrivata a 210 cavalli. E come nota di memoria, lo stesso motore ha equipaggiato in serie limitata ovviamente anche la 164 e l'Alfa Spider, quindi diciamo che ha avuto un'evoluzione su veramente parecchi modelli. Al di là del motore, ripeto, la macchina, stiamo parlando appunto di una 156, che non è una macchina particolarmente appetibile, diciamo che in questo caso riteniamo sia una macchina molto interessante, tant'è vero che il cliente l'ha iscritta storica. È una macchina che, partendo da un, non dico un anonimato, perché una 156 non è anonima, però non ha un appeal così particolare come tanti altri modelli Alfa. Se scendiamo nel particolare, invece, in questo caso la PIL ce l'ha, perché è anzitutto una versione diversa dalla berlina, con un motore particolare, full option, che ai tempi avere un Alfa con il tetto apribile, con l'interno in pelle, con questo tipo di cerchi, voleva dire essere arrivati proprio al top di gamma. Cioè, non penso che in quegli anni questo modello qua fosse sicuramente il più costoso della linea 156. Quindi il cliente giustamente ci ha tenuto appunto a valorizzarla, cioè l'ha iscritta ASI ovviamente, quindi sempre una Youngtimer, e ricordiamo che le Youngtimer sono tutte quelle macchine che vanno dai 20 ai 30 anni, dopo i 30 anni diventano macchine storiche con
appunto delle differenze a livello di utilizzo, a livello di divieti più o meno accentuati, diciamo che sono due categorie simili, ma per alcuni versi diverse. Veniamo nello specifico a che cosa ci ha chiesto il cliente, quindi questa macchina che ha più o meno 160.000 km, se non mi ricordo male, è tenuta molto bene perché basta vedere a livello di carrozzeria, è impeccabile, soprattutto un po' sporca, più che altro che è bagnata e non c'è il sole, non riusciamo a farvela vedere, però da asciutta sotto il sole vi posso assicurare che la carrozzeria è impeccabile. Quello che bisogna, sul quale bisogna lavorare sono alcuni componenti meccanici che sono stati, diciamo, sono arrivati al punto di essere rivisti e corretti. Allora, partiamo dalla ciclistica, quindi tutto quello che sono le biellette e le varie barre che ci sono di regolazione vanno tutte controllate, bisogna vedere appunto i giochi sia delle biellette sia delle testine, perché sicuramente nel corso degli anni hanno preso un determinato gioco, infatti venendo su, l'ho guidata io questa macchina, si sente un po' di rumorosità sotto, sono cose semplici da riparare, però comunque vanno riparate, arrivato a un certo punto vanno riparate. Sicuramente gli ammortizzatori, ecco, questo tipo di movimento, se l'ammortizzatore fosse nuovo, efficiente, io non riuscirei a fare questa compressione, cioè la macchina rimarrebbe fissa, quindi gli ammortizzatori, anche questi vanno sostituiti. I freni, anche in questo caso si vede, questa, adesso non so se si riesce a vedere con la telecamera, comunque questa, diciamo, questo incavo e questa spallettina che vi assicuro è molto pronunciata, cioè entra dentro di, diciamo così, vedi quanto entra. Diciamo che questa misura qui è tutto materiale perso, per cui il disco si è assottigliato e assottigliandosi ovviamente si scalda molto più facilmente e può creare via via problemi nella frenata. Quindi dischi anteriori e posteriori, compreso di pastiglio, ovviamente verranno sostituiti. Sostituiremo appunto per questioni, io ricordo sempre che le tubazioni freno, che sono di quei componenti nascosti che tante volte vengono dimenticati e che da un punto di vista diciamo di normale manutenzione andrebbero cambiati ogni 5 anni, i tubettini in gomma, in questo caso ne hanno ben di più, non so se li avevano cambiati o meno, comunque abbiamo proposto al cliente di cambiare anche i tubettini in gomma, quindi l'impianto frenante ha, al di là della pompa che rimane questa che è efficiente, ovviamente andrà spurgato e cambiato l'olio, quindi tutta la parte assetto e tutta la parte impianto frenante andrà completamente rimessa a nuovo. Poi a livello motore non è una cosa grave, comunque bisogna sistemarlo perché a volte venendo su, adesso posso anche farvela sentire accesa, a volte va a 5, quindi sicuramente c'è un problema o di bobine o di candela, perché ogni tanto, ma non lo fa frequentemente. Ecco, in questo caso non si sente molto, ma comunque vi posso assicurare che a cadenze regolari un cilindro chiaramente non ha combustione, quindi non è un problema grave, è un problema di scarica elettrica che è dato appunto o da una bobina o da una candela che chiaramente ha questo tipo di difetto. Sentite che non gira regolarmente, a volte è molto molto peggio. Anche lì in alternanza ogni tanto si accende la spia motore. Quando succedono queste cose è abbastanza semplice determinare con un problema elettrico, perché sennò la spia motore rimarrebbe sempre accesa e il difetto lo si sentirebbe in maniera costante, mentre qua lo fa ogni tanto, quindi sicuramente è un problema proprio di connessione, probabilmente più sulla bobina che non sulle candele, perché la candela una volta che si interrompe il collegamento è andata, andrebbe sempre a 5, quindi al 99% è una bobina. La macchina comunque, come dicevo, per il resto è mantenuta perfettamente, è stata fatta la cinghia, che è il componente più importante, è stata assegnata la cinghia. Ecco, altro, diciamo, altre modifiche o aggiornamenti, tagliando chiaramente, è un'altra cosa che noi andremo a fare. Poi il cliente ci ha chiesto di intervenire internamente, sono due piccole cose, però visto che la macchina comunque è molto ben tenuta, all'interno, questo per problemi di vetustità, ci sono appunto le spallettine dei sedili, queste
queste spalle di Sillery che si sono chiaramente molto schiacciate, ma questo è proprio dovuto all'usura normale, cioè voglio dire, quando uno sale, poi questi erano sedili sportivi, lo si vede proprio da queste spallettine qua, che sono più contenitive, e questi segni di usura sono proprio classici del tempo, quindi qua andrà ripigmentata la pelle, e qui col carrozziere, col tappezziere vedremo di ridare un attimino, non sarà una cosa semplice, non potrà venire perfetto ovviamente, però cercheremo di dare un pochino più di corpo alla spalla, sia di questo sedile che di quell'altro. Stesso dicasi per il volante, che anche qua i segni del tempo, diciamo, si vedono perfettamente, qui ha proprio perso la pigmentazione, qui da queste parti, quindi il volante andrà smontato, ripigmentato, perché non vogliamo mantenere l'originalità assoluta, e anche il pomello, anche lì si vede poco, ma è molto molto sofferente, addirittura manca tutta la parte sopra dove si vedevano l'indicazione delle marce. Quello purtroppo, ci siamo informati, non lo danno più come ricambio, le marce ovviamente non possiamo segnarle a pennarello, e quindi andremo a rifare la pelle, perché lì è proprio veramente molto molto conciato, cercando di tenere almeno quel minimo di originalità che non vogliamo appunto che venga modificata. Per il resto direi è una macchina che parla da sola, diciamo, non ha bisogno di ulteriori giudizi o cose da sistemare. È una macchina che in questa configurazione, non sono un amante delle 156, però devo dire che quando l'ho vista è una macchina che fa la sua scena, cioè io sono un amante delle macchine storiche, è una macchina che sicuramente prenderei anche in considerazione. Io direi che anche per questo, chiamiamolo restauro o rimessa a punto di una macchina così particolare, anche per oggi è tutto. Vi invitiamo come al solito a cliccare sulla campanella e a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! We'll be right back.